Buonasera. Stasera si parla di pace, un argomento emozionante, quello deve essere tranquillizzante parlare della pace. Vediamo diversi aspetti della pace, diversi livelli, in maniera un po' alla volta comporre tutto insieme un disegno che dia una sensazione, non solo un'idea. Il punto d'arrivo è addirittura una strada, un cammino, perché sapere serve fino a un certo punto, gustare la pace è molto meglio che non solo sapere teoricamente che cos'è. Dunque abbiamo diversi livelli. Il primo livello di pace corrisponde ad un'assenza di problemi, assenza di difficoltà, assenza ad esempio di guerra. La pace, quella tra i popoli, la pace che tante volte hanno firmato i governi, eccetera, i capi, era la fine di una guerra. Quindi il periodo di pace è come un'assenza di guerra. Ma questo concetto di assenza non è solo per quanto riguarda la guerra, anche pensate la pace sociale, vuol dire che non ci sono cortei, non ci sono conflitti, non ci sono pasticci per le strade, assenza di pasticci, di problemi per le strade. Un argomento un po' delicato, la pace politica, in politica, dovrebbe essere appunto un'assenza di conflitti, un'assenza di scontri, almeno oltre un certo livello, un'assenza di contrasti, ecco, la pace in quel senso. Ma non è solo quello della pace un'idea di assenza a questi livelli così esterni. Anche ai livelli più superficiali dell'uomo c'è quest'idea di pace. Ad esempio, il livello più superficiale è il corpo. Quando è che il corpo è in pace? Quando non sente dei problemi, delle difficoltà, dei bisogni. Ad esempio, se uno ha mangiato, ha bevuto, ha dormito, è in pace, il suo corpo è in pace. Se uno invece ha qualcosa che non va, ecco che fisicamente il corpo non è in pace. Mi viene un esempio molto poco bello, ma se uno ha voglia di andare in bagno, non è in pace, è un po' agitato, è un po' in crisi. Ecco, anche a livello del corpo, noi possiamo capire cosa vuol dire pace come assenza di problema, assenza di qualcosa di spiacevole. Ecco, dal momento che mancano elementi spiacevoli, c'è questa sensazione di pace che si gusta, ma è proprio solo a un po' il livello superficiale. È proprio, abbiamo visto questo elemento più superficiale dell'uomo che è il corpo. Invece possiamo vedere un livello più profondo di pace quando si raggiunge il proprio essere fatto per. Perché esiste questa realtà? Perché fatta per fare che cosa? Qual è lo scopo, la finalità? Ad esempio, l'intelligenza. L'intelligenza che arriva alla soluzione di un problema. L'intelligenza è fatta per rielaborare i problemi, è fatta per risolvere. Dal momento che l'intelligenza rielabora, risolve, trova la strada, alla fine ecco che gusta la pace. Finalmente sono in pace. Anche la volontà, che è un elemento più profondo dentro l'uomo, trova la pace quando raggiunge il suo essere fatto per. Allora ho un progetto, ho una meta da raggiungere e non sono in pace fino a quando non la raggiungo. Voglio realizzare quello, voglio raggiungere quel titolo, voglio raggiungere quel posto, voglio costruire, realizzare quella cosa, eccetera. C'è un progetto dentro di me, che può essere un progetto materiale, ma può essere anche un progetto interiore. E la volontà è in movimento, la volontà è la facoltà che organizza tutte le mie capacità in funzione di quel risultato. Quindi mi organizza il corpo, l'intelligenza, le risorse di tutti i generi, anche risorse che posso reperire all'esterno, quindi altri che mi aiutano in funzione di raggiungere quel risultato. La volontà quindi fa il suo lavoro di organizzazione. Quando ho raggiunto il risultato, ecco, adesso sono in pace. Sono arrivato dove volevo arrivare.
Questo essere fatto per corrisponde alla finalità di un essere. Facciamo degli esempi a livello materiale, dove ovviamente non c'è la sensazione, non è che gli oggetti provino delle emozioni, ma ci aiutano a capire il senso. Quella videocamera è fatta per riprendere. Immaginate uno che la usi come soprammobile per far vedere che ce l'ha, e io ce l'ho, guarda che bella. Non è felice quella videocamera, perché non è fatta per fare il soprammobile, è fatta per riprendere. Immaginate un'auto, un'automobile, lasciata ferma in garage, ferma lì. Soffre. Perché? Perché è fatta per correre, è fatta per portare persone, per portare cose, è fatta per muoversi, è fatta per realizzare. Lo star ferma non è in pace, è nervosa, sono fuori posto, non sto facendo quello per cui sono fatto. E così potete immaginare un televisore spento, ma può anche essere una buona cosa un televisore spento ogni tanto, ma se lo compro e lo metto lì per far vedere che ho il 52 pollici a LED che costa un capitale, ma l'ho preso solo per farlo vedere, non è fatto per quello. È fatto per essere acceso, è fatto per far vedere delle cose. Allora, quando è acceso, è soddisfatto, perché quello per cui è fatto. Quando è spento, soffre, disagio. Ma così siamo noi, eh? Siamo noi. Io prima dicevo l'intelligenza, la volontà, ma possiamo anche guardare livelli più superficiali, come possono essere gli occhi, la vista. Sono fatti per vedere e provano gioia nel vedere, soprattutto cose belle, certe cose è meglio non vederle, ma cose belle, ma anche semplicemente vedere, c'è il gusto del vedere, che diventa poi particolarmente piacevole quando vedo delle cose artistiche, quando vedo delle cose esteticamente belle. E guardate che noi oggi abbiamo un'educazione estetica molto raffinata. E sapete chi ci ha educati? La pubblicità. La pubblicità ha fatto un lavoro di educazione estetica che è inimmaginabile. Per cui se noi oggigiorno vedessimo una pubblicità che non è equilibrata nella sua formulazione, che non ha un'armonia di colori, noi saremmo irritati, saremmo scocciati, a parte che qualche pubblicità punta anche su quello per farsi notare, ma non va lontano più di tanto, perché abbiamo imparato cos'è l'armonia estetica. Le nostre orecchie sono fatte per sentire e hanno il piacere del sentire. Sentire al limite qualunque cosa, al limite ci sono persone che nel silenzio si sentono schizzare, perché nel silenzio esteriore parla la realtà interiore, e se non hai una realtà interiore un po' equilibrata, armonica, serena, eccetera, disturba. E allora è meglio sentire dall'esterno, e le orecchie provano gioia, soprattutto a sentire cose belle, pensate la musica. Ma anche a livello di musica, guardate che noi oggigiorno abbiamo un'educazione molto grande. Perché? Perché abbiamo sentito e sentiamo molto spesso musica bella, musica anche famosa, suonata bene. Ma se noi andiamo a cercare realtà più profonde dentro di noi, per le quali noi siamo fatti, ecco che ci rendiamo conto che c'è tutta una ricerca di che cosa uno è fatto. Pensate il lavoro, il mestiere. Oggigiorno ci si accontenta molto, si vede, anche nel mio piccolo, noi non siamo come azienda, non siamo grandi, un'università non è che abbia ha tanti allievi ma poche persone assunte. Eppure c'è questa ricerca di lavoro e di persone che onestamente dichiarano: io sono disposto a fare qualunque cosa. Io ammiro la loro buona volontà,
Ma al di là dell'essere fatto, dell'essere disposto a fare qualunque cosa, c'è un sentire di essere fatti per un certo tipo di lavoro, per un certo mestiere. Dunque c'è questa realtà dell'essere fatto per, che alla fine dà alla sensibilità una sensazione globale positiva. La pace diventa una sensazione che mi fa star bene, una sensazione che mi va bene mantenere, in cui mi trovo bene, una sensazione che mi porta ad approvare me stesso. Va bene così. Ma abbiamo ancora un livello più profondo della pace, che è un livello di gioia. La pace, vedremo, è l'aspetto che assume la gioia ai livelli più profondi. Cosa vuol dire livelli di gioia? Allora, una gioia superficiale. Oggi a mezzogiorno, se venivate al Rebaudengo, dove sono finiti i corsi, domani vacanza, venerdì è ponte, sabato è vacanza, domenica va fino a lunedì, non c'è scuola, ecco, vedevate la gioia degli allievi. È una gioia bella, mica da dire, no, tu non devi, devi essere dispiaciuto di avere 4 giorni e mezzo davanti di vacanza. Assurdo. È una gioia bella, una gioia spumeggiante, perché vedi come la manifestano molto visibilmente. Qual è il guaio? Che è una gioia fragile, una gioia che non dura più di tanto, perché poi magari questa sera hanno già problemi, cosa fare domani, dopodomani. In tutti i casi vi assicuro che tra 4 giorni quella gioia è finita, ma anche prima, perché il giorno prima comincia a pensare domani. Dunque, la gioia superficiale è bella, ma ha la caratteristica che dura poco, per forza, per sua definizione, legata solo lì. Man mano che scendiamo a gioie più profonde, ecco che noi vediamo come la gioia diventa più stabile, non così a onde, le onde diventano più lente e più lunghe. Vuol dire che la gioia viene e passa, però è più lenta nel venire e più lenta nel passare. Torniamo alla scuola, la gioia della promozione alla fine dell'anno è una gioia che arriva un po' per volta e dura più a lungo, perché è più profonda, corrisponde già a un mio essere fatto per più profondo. La gioia, non so, pensate, è qualcosa di molto profondo, di avere un figlio. Tu vedi proprio come la coppia lo prepara, come la coppia lo aspetta, si carica, ed è una gioia che cresce lentamente, che è una gioia che poi non si può nemmeno dire che sfuma. Sì, quell'aspetto della venuta, della nascita, della novità, dell'entusiasmo più superficiale sfuma anche, ma poi c'è una realtà più profonda che invece dura negli anni. Dunque c'è questa gioia che man mano che diventa più profonda, diventa più lenta nella crescita e più lenta nello svanire. Ai livelli più profondi dell'essere di una persona, la gioia assume il nome di pace. I livelli più profondi dentro la persona della gioia hanno questa caratteristica, hanno questo sapore, hanno questa sensazione di pace e diventano una realtà costante. Allora, mentre a tutti gli altri livelli va e viene, più o meno lentamente, man mano che si scende in profondità, quando si arriva molto profondo, la gioia prende questa caratteristica di pace, di stato permanente. Solo quel tipo di gioia può essere permanente. Gli altri vanno e vengono per definizione. Una pace è una realtà costante
che purtroppo è lunga da conquistare e bisogna scendere molto per trovare questo livello. È un cammino di anni, però è un cammino che conviene, perché a quel punto c'è una positività dentro di te che permane. Quali sono i contrasti? Sono i nervosismi, l'insoddisfazione. All'opposto ci sono quelle persone che non sono mai contente. Gli manca qualcosa sempre. C'è sempre una ribellione, c'è sempre un contrasto, c'è sempre una spaccatura, c'è sempre una vercela. A volte purtroppo ce l'hanno con se stessi, ce l'hanno. Ecco, questo è l'opposto della sensazione profonda di gioia che si chiama pace dentro di sé. Tanto per dare un'idea della profondità di questa sensazione, è che arriva fin sotto ogni sensazione di sofferenza e di dolore. Allora, immaginate l'uomo, tanto per dire, come una sfera, se volete un'arancia, preferisce la mela, va bene lo stesso, con una spaccatura che è il dolore. E questa spaccatura arriva giù molto profondo, non arriva fino in fondo, perché se no l'uomo sarebbe morto. Mentre l'uomo è ferito, non è morto. L'uomo è una realtà bella, meravigliosa, stupenda, uscita dalle mani di Dio come un capolavoro, con una ferita dentro di sé. Non morto, ferito. Questa ferita può arrivare profondamente, può arrivare giù. Ci sono delle sofferenze che sono molto profonde, veramente. Ma nessuna sofferenza arriva a toccare il fondo, arriva dall'altra parte. Quindi questa arancia ha una spaccatura, ma non fino in fondo. La pace è un bene che arriva fino in fondo. Quindi, teoricamente, perché poi arrivarci non è così semplice, ma teoricamente, al di là di ogni sofferenza, uno può essere nella pace. Io ho trovato una descrizione di questo fenomeno che la psicologia conosce, descrive, eccetera, in Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina. Lo descrive perfettamente. Dico, guarda, non aveva studiato psicologia, ma aveva studiato se stessa. Aveva studiato che cosa provava dentro, che cosa viveva dentro. E in alcune pagine del suo diario descrive proprio questo. C'è questa sofferenza che è a volte molto profonda, ma se faccio dentro di me un cammino, arrivo sempre a trovare sotto la pace. Beata lei, che questo cammino l'aveva fatto. Quando uno è capace a scendere così profondamente, spera bene che la sofferenza non arrivi. La sofferenza non è bella, non è piacevole. Se qualcuno ama la sofferenza, si chiama masochista ed è una brutta malattia. Gesù davanti alla passione ha detto: Padre, se è possibile, passi da me questo calice amaro. Non amo la sofferenza, non amo questo. Quindi la sofferenza non può essere desiderata, amata, cercata. Uno può affrontare la sofferenza per raggiungere un bene, ma ama il bene, non la sofferenza da pagare per raggiungerlo. Dunque c'è questa possibilità di essere capace di raggiungere la pace sotto la sofferenza. Allora, spero che la sofferenza non arrivi, ma se arriva, pazienza, perché non mi toglie la pace, non mi toglie. Preferisco non arrivi,
Ma se arrivo a pazienza, perché non mi toglie la pace. Ma guardate che questo fenomeno a livelli più semplici, più superficiali, più banali, lo avete visto anche attorno a voi, credo sicuramente. Pensate due persone malate, malate della stessa malattia, che soffrono allo stesso modo. Una persona in pace e una persona nervosa, direi più nevrotica che nervosa. Soffrono tutte e due, ma quella in pace soffre molto di meno. Eppure uno dovrebbe dire la sofferenza è la stessa, no, perché la persona che è in pace soffre quella sofferenza e basta. La persona che non è in pace, oltre a soffrire quella sofferenza, soffre tutto il suo non essere in pace. Direi che funziona da elemento che moltiplica l'altra sofferenza, il non essere in pace dentro di sé. Quindi la pace ha questa caratteristica. Per raggiungerla è necessario però passare attraverso la sofferenza. Dicevo, devo scendere dentro di me fino alla fine della sofferenza. Però, tornate all'esempio immaginario di questa arancia con questa spaccatura, mi viene addirittura un'arancia di quelle rosse, una spaccatura rosso sangue che richiama bene la sofferenza. Io non posso fare il gioco giro attorno alla buccia in maniera da arrivare sotto la sofferenza e gustare quella pace lì. Non tocco quella ferita che c'è dentro, ma ci giro attorno. Non funziona così. Per arrivare alla pace che c'è sotto la sofferenza, io devo scendere dentro la ferita. Che fregatura. Dentro la ferita. Si chiama accettare la sofferenza. Accettare non vuol dire essere contento. Accettare la sofferenza non vuol nemmeno dire va bene così, è giusto così. Facciamo un esempio di sofferenza indotta. Avevo un amico che mi ha tradito, che mi ha abbandonato. Potrei dire addirittura che mi ha imbrogliato e abbandonato. Una sofferenza veramente brutta. Accettare non vuol dire ha fatto bene, me lo meritavo proprio. Non è quella la strada dell'accettazione. Accettare vuol dire è proprio capitato così. Questa è la realtà. Adesso immaginate un navigatore che grazie a Dio non esiste, che ragiona come potrebbe ragionare un uomo e dice: tu dovevi andare diritto, era tuo dovere andare diritto, io non accetto che tu non abbia fatto il tuo dovere, io non accetto che tu non abbia capito quando ti ho detto una cosa così chiara come quarta uscita, quindi siccome tu dovresti essere lì, io ti dico di continuare ad andare diritto. Sì, ma io ho sbagliato, io sono qua. Se lui mi dice di continuare ad andare diritto, io vado sempre più fuori strada. Allora, accettare lo sbaglio, accettare la sofferenza, vuol dire rimettersi sulla strada per raggiungere la meta. Accettare lo sbaglio vuol dire, invece che andare diritto come avrei dovuto, giro a destra. Ed ecco che facendo questo giro a destra, che non avrebbe dovuto esserci, ma c'è stato uno sbaglio che ho accettato, io mi rimetto nella direzione giusta e io alla fine arrivo dove volevo arrivare. Analogia con la sofferenza. Accettando la sofferenza, io riprendo la strada per arrivare alla pace che cercavo. Una definizione, abbiamo visto, superficiale ma vera, assenza di sofferenza. Ma lì non è l'assenza, è arrivare a qualcosa di più profondo della sofferenza, perché la sofferenza c'è. Accettarla
Vuol dire, viene il termine gustarla, ma non ha un buon sapore la sofferenza. Però bisogna gustarla. Scusate, sono andato dall'oculista, il quale mi ha detto, guardi, lei deve prendere queste pastiglie per gli occhi. E io, sbadatamente, la prima l'ho masticata. Pesce marcio, quello era il sapore. Pesce marcio. Allora, ho imparato a ingoiarle senza masticarle, a parte che è un saporaccio tale che rinviene lo stesso, ma è già più sopportabile. Dunque questa realtà che non è piacevole, che però mi serve per raggiungere una realtà piacevole. Il gustare la sofferenza è un po' come gustare una medicina cattiva, ma non per il gusto di gustare il cattivo, ma per il gusto di raggiungere la meta che mi permette di raggiungere. Dunque c'è questa realtà, ma nella vostra vita l'avete fatto tante volte a certi livelli, ad esempio quello della medicina, ma oggigiorno le medicine anche cattive le attutiscono bene. Però ci sono altre cure che invece, pensate alle operazioni chirurgiche, non sono un passaggio piacevole, però io lo accetto in funzione di un bene che c'è più grande al di là, attraverso questo passaggio dell'operazione chirurgica. Vuoi che aumenti nel mondo la pace? Falla crescere dentro di te. Quello è un sistema che puoi, garantito, puoi metterlo in pratica, tu. Perché se uno comincia a dire, ma come faccio? Non posso mica essere Madre Teresa di Calcutta o altri premi Nobel della pace, non posso mica essere Mandela, non posso mica essere... D'accordo, non tutti possono arrivare a quei livelli, ma diminuirla dentro di sé uno può diminuire la violenza, diminuire l'odio, diminuire tutti quegli elementi contrari alla pace, far crescere la pace dentro di sé. E allora ecco che nel mondo cresce la pace. Ma non c'è il passaggio io tutto il mondo, c'è questa realtà. Ma io ho un influsso più forte e più vicino. Immaginate quindi una persona che cresce nella pace come una luce che si accende, illumina di più vicino e sempre di meno man mano che è lontano. Cosa vuol dire uno che fa crescere dentro di sé la pace che illumina di più le persone vicine e man mano di meno quelle lontane? Vuol dire che l'impatto quotidiano, familiare, diventa sempre più forte, significativo. Il punto di partenza è biologico, la biologia. Nel 96 Rizzolatti, un italiano, a cui è dato il premio Nobel, ha scoperto i neuroni specchio. Come dentro di noi ci sono dei neuroni che intercettano che cosa vive l'altro e me lo fanno provare. La base fisiologica dell'empatia. Dunque, ognuno di noi intercetta e sa l'emozione che sta vivendo l'altro. Ci sono decine, centinaia di emozioni che si intrecciano. Guardiamo semplicemente una famiglia, 3, 4, 5 persone. Guardiamo addirittura una coppia, 2 persone. Allora, ogni persona fa risuonare nell'altro il suo vissuto interiore. Una persona è in pace e per necessità di esempio, perché speriamo bene che siano tutte e due in pace, ma per necessità di esempio l'altra no, l'altra è nervosa, è nevrotica, manca qualcosa, non è a posto, non è felice. Qual è quella delle due persone che condiziona di più l'altra? Qual è quella delle due persone che alla fine
impone il clima di coppia o di famiglia o di gruppo. Quella che vive più fortemente la sua realtà interiore. Se la persona nevrotica vive il suo nervosismo in maniera più forte di quanto l'altro vive la pace, alla fine avremo due persone nevrotiche. Se la persona che vive la pace vive più fortemente la sua pace dentro di sé, ha raggiunto un livello di pace profondo, avremo due persone in pace. Due persone in pace.